Come promesso all'inizio, quest'oggi ci vogliamo concentrare in maniera specifica sulla spiritualità francescana e lo vogliamo fare con un ospite d'eccezione perché voglio dare il benvenuto a Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, uno dei massimi conoscitori della spiritualità francescana in Italia. Buongiorno Eccellenza, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i teleascoltatori e spettatori. Buongiorno Eccellenza. Allora partirei subito. Lei ha scritto il libro Francesco Ieri e Oggi, Vita e Attualità del Santo di Assisi. Ecco, le chiederei quanto è attuale San Francesco e soprattutto perché anche lo Stato ha deciso in qualche modo di ricordare in maniera piuttosto istituzionale il santo, addirittura istituendo un comitato per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte. Sì, l'attualità di Francesco, secondo me, è tutta nel Vangelo, cioè Francesco l'ha vissuto in pienezza e siccome il Vangelo è sempre attuale, è sempre avanti, direi che il Vangelo ci precede, non riusciamo mai, ci supera. In modernità, quando noi crediamo di essere avanti e ci scopriamo invece ad essere indietro rispetto alla proposta di Gesù. Ecco, questo fa l'attualità di Francesco, perché in fondo Francesco volle vivere secondo la forma del Santo Vangelo e lo ripropose integralmente. Quanto invece al fatto che lo Stato italiano ne riconosca la validità anche storico-sociale, beh, questo dipende poi dalla storia francescana anche. Sono 8 secoli e potremmo dire non c'è stato quasi paese in Italia che non abbia avuto una presenza francescana, maschile o femminile, contemplativa, di vita attiva, suore, monache, frati conventuali, cappuccini, minori, e poi i minori erano una galassia variegata tra osservanti, riformati, alcantarini, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ha plasmato la storia d'Italia. Francesca ha plasmato la storia dell'arte, non solo per la presenza di Giotto, che è quella più, no, ma voglio dire quanta arte ha ispirato Francesco. Francesco stesso ha ispirato, è all'origine della poesia italiana. Quindi, in fondo, potremmo dire che il governo, cioè la nazione, non può non riconoscere. È patrono d'Italia insieme a Santa Caterina. Questo credo che sia un altro motivo da tenere presente, per cui è stato istituito un comitato nazionale per il centenario francescano. Eccellenza, noi stiamo vivendo un periodo di grazia perché Simona ha citato giustamente gli 800 anni della morte di San Francesco, che è l'evento culmine conclusivo, ma in preparazione già da quest'anno i frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo bene hanno fatto a sottolineare il cammino in preparazione. Ci sono altri centenari altrettanto importanti, li voglio citare in ordine per non sbagliare: la Regola Bollata, il Presepe di Greccio, le Stimmate di San Francesco che abbiamo tra l'altro ricordato ieri nel 799° anniversario, il Cantico delle Creature, poi ovviamente il Giubileo ordinario della Speranza, quindi 2025, e infine proprio la morte di San Francesco 2026. Ecco, tutto questo cammino che ci ricorda la persona e la personalità straordinaria che è stata quella di Francesco d'Assisi. E allora, più in generale, volendo allargare anche un po' lo sguardo alla Chiesa e all'Italia intera, come si sta preparando a vivere questi momenti così importanti? Ma che potremmo, dico io, il centenario e anche il comitato contempla il percorso fino al 26. Se si vuole, si potrebbe ancora addirittura Proseguire. proseguire fino al 28, quando è il centenario della canonizzazione di Certo. San Francesco. Ma come si sta preparando? Io credo, cioè, per quello che io ne so e per quello che io vedo e per quelle che sono le sollecitazioni che giungono anche a me, inviti. Si sta preparando su vari livelli. C'è un livello, direi, più tecnico di quello che è la conoscenza storica, favorire la conoscenza storica del personaggio. E questo è lo scopo primario, ad esempio, del Comitato Storico Nazionale. Deve favorire la conoscenza storica.
Questo produrrà diversi convegni di tipo scientifico soprattutto, ma anche, per esempio, è stato già a maggio a Greccio, dico uno al quale io ho partecipato, il convegno sulla regola e sul Natale di Greccio, perché i primi due appuntamenti, ecco, cadono, i primi due centenari, diciamo, si compiono tra qualche mese. Il 29 novembre la conferma della regola, 800 anni, il Natale, gli 800 anni di quell'evento, di quella natività vissuta da Francesco a Greccio. E ci sono stati convegni su questo, ma ci saranno anche incontri di preghiera, di approfondimento, formativi, ci saranno momenti pubblici che sono molto, molto intensi, a volte più o meno partecipati. Ad esempio, la prossima settimana, anzi alla fine di questa settimana, questo è un evento annuale ormai da diversi decenni, ma quest'anno si carica appunto dei significati del centenario anche. C'è il Festival Francescano a Bologna, certo. Cioè da qualche anno ormai si fa fisso a Bologna. Cioè sono eventi che aiutano anche la, direi così, interiorizzazione del messaggio. Poi ci saranno eventi liturgici. Di carattere spirituale, ecco. Certo. Eccellenza, qualche giorno fa ci siamo soffermati sul tema dei giovani. Da pochissimo, ad agosto, si è tenuta la GMG e una settimana prima della GMG si è tenuta sempre a Lisbona anche l'incontro internazionale della GIFRA, che si è concentrato un po' sul concetto della solidarietà, ma soprattutto della fraternità. Infatti il motto di base era "Sbrigati, tuo fratello ti aspetta". Ecco, quanto è importante parlare di fraternità, di accoglienza, in un'epoca incentrata molto sull'individualismo, che ancora non ha forse ben compreso che accogliere l'altro significa arricchirsi. Ecco, quindi io le chiedo in che modo, anche per esperienza personale, i giovani oggi vivono questa accoglienza all'altro. Sull'esempio di San Francesco, chi se non lui che ha deciso di vivere in comunione e in fraternità con i suoi amici? Io credo che il francescanesimo, il francescanesimo, la spiritualità francescana può dare un grosso contributo in tal senso. Perché è vero che oggi gli stimoli, la tensione sono piuttosto in una direzione di introversione, cioè di chiudersi in se stessi. Anche i giovani sono molto sollecitati a una comunicazione, quindi a un rapporto che è più virtuale che reale. Noi possiamo scrivere tutte le cose che vogliamo, tutti i sentimenti che vogliamo su un messaggio vocale, come vuoi, ma non è come stringere una mano, non è come dare un abbraccio, è una cosa radicalmente diversa. Credo che i giovani debbono essere stimolati molto a questo, al contatto anche fisico, sereno, direi così, per capire la ricchezza della diversità, quella che Tonino Bello chiamava la convivialità delle differenze. Allora il francescanesimo, che ha sulla fraternità, sul rapporto con l'altro, sul toccare anche le piaghe dell'altro, Francesco e i lebbrosi, però toccare le piaghe dell'altro significa toccare in fondo, in senso più largo, anche le sofferenze dell'altro. Credo che può dare in questo un grosso contributo, perché i giovani di questo hanno bisogno. Sarebbe per loro un guadagno enorme e per la società un enorme guadagno se questo capitale di energia verrà messo a disposizione di tutti. La straordinaria attualità di San Francesco, eccellenza, cari amici, viene anche dal fatto che ovviamente il pontefice ne porta il suo nome, ma uno dei tratti caratteristici, potremmo dire, di estremissima attualità è anche il fatto che Papa Francesco
stia attualizzando ancora di più, rendendo quasi ad horas il suo messaggio concreto e appunto intercettabile concretamente. Vorrei far vedere a tutti voi, cari amici, anche all'Eccellenza, questo breve estratto del convegno che l'anno scorso Papa Francesco, a cui Papa Francesco ha presenziato. Sto parlando di Economy of Francesco, una delle tante iniziative nate nel solco del poverello di Assisi per volere dello stesso pontefice, e di ascoltare questo breve stralcio che ci parla di ecologia integrale e di come deve essere vissuta un'economia realmente francescana. Vediamo insieme. Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune. Una casa comune che sta andando in rovina, diciamolo, è così. Una nuova economia ispirata a Francesco di Assisi oggi può essere un'economia amica della terra, un'economia di pace. Si tratta di trasformare l'economia che uccide in un'economia della vita, in tutte le sue dimensioni. Arrivare a quel buon vivere, che non è la dolce vita o passarla bene, no, il buon vivere è quella mistica che i popoli aborigeni ci insegnano di avere in rapporto con la terra, l'armonia. Un'economia che si lascia ispirare dalla dimensione profetica si esprime oggi in una visione nuova dell'ambiente e della terra. Dobbiamo andare a questa armonia con l'ambiente e con la terra. Sono tante le persone, le imprese, le istituzioni che stanno operando una conversione ecologica. Bisogna andare avanti su questa strada e fare di più. Questo di più voi lo state facendo e lo state chiedendo a tutti. Non basta fare il maquillage, bisogna mettere in discussione il modello di sviluppo. La situazione è tale che non possiamo soltanto aspettare il prossimo summit internazionale, che può essere, che può non servire. La terra brucia oggi, ed è oggi che dobbiamo cambiare a tutti i livelli. La sostenibilità, poi, è una parola a più dimensioni. Sostenibilità. Oltre a quella ambientale, ci sono anche le dimensioni sociale, relazionale e spirituale. Quella sociale incomincia lentamente ad essere riconosciuta. Ci stiamo rendendo conto che il grido dei poveri e il grido della terra sono lo stesso grido. Pertanto, quando lavoriamo per la trasformazione ecologica, dobbiamo tenere presente gli effetti che alcune scelte ambientali producono sulla povertà. Non tutte le soluzioni ambientali hanno gli stessi effetti sui poveri, e quindi vanno preferite quelle che riducono la miseria e le disuguaglianze. Mentre cerchiamo di salvare il pianeta, non possiamo trascurare l'uomo e la donna che soffrono. L'inquinamento che uccide non è solo quello dell'anidride carbonica, anche la diseguaglianza inquina mortalmente il nostro pianeta. Non possiamo permettere che le nuove calamità ambientali cancellino dall'opinione pubblica le antiche e sempre attuali calamità dell'ingiustizia sociale. Mentre saluto Fra Daniele, che è collegato con noi, il parroco di Pietrelcina, buongiorno e bentrovato, buongiorno. Pace e bene Fra Daniele, non so se ci pace sente. Bene, pace ecco bene qua, a voi. Perfetto. Buongiorno, io chiederei, perché siamo in quei tempi strettissimi per la pubblicità, Monsignor Accrocca, una battuta su questa, su questo breve stralcio del discorso del Papa l'anno scorso ad Assisi. Il Papa diceva ai giovani di essere artigiani e costruttori. Di fatto è vero, la terra brucia ora perché si pensa a una visione che punta sul guadagno di pochi e sul guadagno oggi, senza pensare ai danni che verranno domani. Qui bisogna essenzialmente invece assumere una prospettiva di lungo percorso e che tesa al bene di tutti. È questa la prospettiva di Papa Francesco, è questa la prospettiva dell'economia francescana. Fu questo il modo di vedere di Francesco. È attualissimo il discorso del Papa e speriamo che venga ascoltato.
Su questo non sarei così sicuro, purtroppo. Eccellenza, allora io le chiedo di rimanere ancora qualche minuto con noi, perché vorrei farle ancora qualche altra domanda, vorremmo farle. La chiederei questa disponibilità, non abusando troppo dei suoi impegni. Al momento però noi ci dobbiamo fermare qualche istante per la pubblicità e poi ritorniamo insieme. Eccoci ritornati ancora insieme. Dunque, voglio ringraziare Monsignor Accrocca che è con noi ancora per qualche altro minuto. Io ne voglio approfittare prima di lasciare la parola anche a Fra Daniele, che è collegato con noi da Pietrelcina, che ringrazio ma non vedo in studio. Eccolo qui, perfetto, grazie. Eccellenza, io le vorrei fare una domanda relativamente al Forum delle Aree Interne, che è un'iniziativa molto bella promossa anche dalla Diocesi di Benevento e che ha a che fare anche con il discorso di Papa Francesco che abbiamo ascoltato, e nello specifico anche un collegamento molto interessante lo abbiamo trovato con quanto ha detto il Papa a Pietrelcina il 17 marzo del 2018, quando ovviamente lei ha avuto modo di parlare con il Papa delle sofferenze di queste aree interne, quindi della terra anche del Sannio, della debolezza delle infrastrutture, della scelta obbligata di molti giovani a dover lasciare la propria città natale per trovare lavoro, per trovare fortuna altrove. Allora io le vorrei chiedere, alla luce anche di quanto detto in questo forum molto importante di cui abbiamo parlato anche qualche mese fa, come possiamo lavorare attivamente per far sì che queste piccole realtà possano brillare di luce propria? Ma intanto dobbiamo lavorare sulle nostre potenzialità, che ci sono e non sono poche, però dobbiamo imparare anche a lavorare insieme, perché andando ognuno per proprio conto non andremo da nessuna parte. E poi credo dobbiamo anche cambiare la narrazione, cioè non è che dobbiamo arrivare ad un orgoglio area interna, un pride no? dell'area interna. Però dobbiamo, come dire, trasmettere anche con gioia le potenzialità che abbiamo, il nostro territorio, cioè smettere di piangerci addosso e cambiare la narrazione. Al tempo stesso credo che dobbiamo puntare molto di più proprio sulla economia verde, sulle fonti, diciamo così, su quella che è la ricchezza dell'ambiente. L'ambiente non può continuare ad essere aggredito come spesso avviene, perché le aree interne non possono diventare anche l'area di saccheggio per il resto, cioè credo che su questi fattori noi dovremmo così riflettere a lungo, e i discorsi del Papa in questo senso forniscono una materia abbondante di riflessione. Allora, eccellenza, si ritenga già prenotato per una prossima intervista molto più corposa su questo argomento, perché c'è davvero tantissimo da dire alla luce ovviamente delle storie delle nostre piccole comunità, delle comunità anche che lei presiede come pastore della Diocesi di Benevento. Io so che lei deve scappare, quindi la ringrazio davvero di cuore, grazie, per essere stato con noi. Grazie a eccellenza. Voi, grazie ai telespettatori. Ed è sempre un piacere ascoltarla. Grazie, grazie eccellenza. Grazie. E allora tornerei subito con il collegamento, ecco, con Fra Daniele Moffa, sì, che è il parroco di Pietrelcina. Fra Daniele, io le giro la stessa domanda in qualche modo che abbiamo fatto all'arcivescovo, perché lei si trova a vivere direttamente questa realtà interna, ecco, Pietrelcina, una piccola realtà locale, quindi qual è la sua opinione a riguardo di questo tema? C'è l'idea che si debba passare in qualche modo, come dice Francesco, da un'economia che uccide ad un'economia viva? Beh, questo è un tema abbastanza complesso, direi, no? Però penso che, ecco, anche nella vita, nell'aspetto della pastorale di San Pio da Pietrelcina, penso che rientri anche questo aspetto della vita sociale, della vita economica e, perché no, anche un po' della vita ecologica, anche se Padre Pio non ha pensato forse mai ad un discorso del genere, però la sua azione, il suo apostolato, il suo essere anche a favore degli altri, a favore di una vita lavorativa, di una vita verso i poveri, no? Verso un po' ci ha fatto capire come, anche come Chiesa,
come spiritualità, come dobbiamo aprirci a questo mondo. La nostra fede tante volte è una fede un po' troppo spirituale, un po' troppo astratta, e invece no, la fede vera, la fede quella vera, quella più pura, diciamo, diventa vita concreta che poi si sviluppa in questi vari aspetti. E allora, per esempio, io mi domando sempre, no, quando ci sono determinate tematiche come le aree interne oppure il mondo dell'ecologia, la Chiesa che c'entra con tutto questo? La Chiesa c'entra, è certo che c'entra, perché Gesù Cristo è il Signore della storia, è il Signore di tutto, è il Signore di ogni essere vivente. E allora ecco che la Chiesa, non come padrona, ci mancherebbe, ormai questa tematica è superata, ma la Chiesa deve custodire tutto quello che il Signore ha creato, tutto quello che il Signore di bello ha fatto. Allora ogni cristiano si deve sentire custode del mondo, con tutti i vari aspetti, anche dell'aspetto economico, come ci diceva prima il Vescovo. No, un cristiano deve diventare santo anche attraverso un utilizzo più equo, più eccetera eccetera, no? Dell'economia o di altri aspetti che sembrano lontani. Invece no, un cristiano prende parte a tutta la vita sociale, politica, ecologica, eccetera, eccetera, del contesto sociale in cui vive. Penso che un po' questo... Senti, fra Daniele, essere... passando ad argomenti un po' più, diciamo, tra virgolette, leggeri, ecco, noi siamo anche con te perché nel contesto delle celebrazioni in preparazione alla festa di San Pio da Pietrelcina è obbligatorio, cioè bisogna per forza aprire una finestra su Pietrelcina, la città natale di Padre Pio, la Betlemme, come qualcuno l'ha definita. E allora vorrei chiederti come vi state preparando a questa festa così sentita, così bella, così importante, ricordando anche che Pietrelcina poi festeggia in maniera molto solenne anche la nascita di Padre Pio, quindi il 25 maggio. E allora sono due gli aspetti che vanno un po' coniugati. Ecco, ti chiederei di illustrarci un po' qual è la preparazione della comunità natale di Pietrelcina per il 23 settembre. Sì, come dicevi tu, la festa maggiore, diciamo, dedicata a Padre Pio qui a Pietrelcina è proprio quella del 25 maggio, diciamo è la festa più nostra, più tipica del luogo, però non manca certamente il ricordo della festa liturgica del 23 settembre. Ci sarà certamente c'è la preparazione liturgica con la novena che stiamo vivendo qui nella parrocchia, nella chiesa parrocchiale. Poi anche noi vivremo una piccola veglia per ricordare il Pio Transito di Padre Pio alle 21:30 nella chiesa conventuale, e l'indomani le varie celebrazioni eucaristiche sia in convento sia nella chiesa parrocchiale, poi la processione con l'immagine di Padre Pio è una messa solenne all'aperto presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano Policastro. Ecco, un po' questa è la festa che vogliamo fare in onore di Padre Pio, ecco, proprio in un modo più liturgico, più spirituale rispetto, ecco, alla festa del 25 maggio, che è più ampia, certo. Ci sono più manifestazioni, più eventi, però è bello anche ricordare questo momento, anche perché diciamo quel 23 settembre di tanti anni fa, quando Padre Pio poi è passato, diciamo, alla vera vita, no? Nelle braccia del Padre, gli abitanti di Pietrelcina anche loro hanno accolto con mestizia la notizia della morte di Padre Pio, e tanti raccontano ancora che tanti sono andati a San Giovanni Rotondo per venerare per l'ultima volta la salma di Padre Pio. Quindi diciamo che c'è stato sempre questo ponte, questo legame tra Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, sia questo legame spirituale per la presenza di Padre Pio, ma anche fisico, perché tanti di Pietrelcina continuamente andavano a San Giovanni Rotondo per fare riferimento a Padre Pio. E quindi anche quel 23 settembre di tanti anni fa, ecco, i pietrelcinesi, certo, hanno
sono corsi, insomma, per venerare la salma di Padre Pio e per dare l'ultimo saluto al loro illustre compaesano. Certo. Ecco. Fra Daniele, io le faccio quest'ultima domanda. Le chiederei una riflessione sugli anziani, perché anche il Santo Padre, in occasione proprio della visita a Pietrelcina, ha ricordato gli anziani, li ha definiti un tesoro di saggezza e ha chiesto tutti di prendersene cura, insomma. Voi che vivete come comunità, cosa lei si sente di dire riguardo all'importanza, ecco, di valorizzare la storia attraverso gli occhi degli anziani e prendersi cura di loro? Sì, questo è un tema che anche Papa Francesco, quando è venuto qui a Pietrelcina, ha trattato ampiamente. E beh, io penso che gli anziani, ecco, non, senza fare retorica, gli anziani siano il tesoro non solo della nostra comunità civile, ma anche della nostra comunità ecclesiale. Se dovessimo pensare solo all'aspetto pratico delle nostre chiese, soprattutto nei giorni feriali, che sono, ecco, sono, sussistono, ecco, vivono grazie alla presenza, no, dei nostri nonni, delle nostre persone di una certa età, ecco, prima di tutto dovremmo essere grati almeno solo per questo, ma è evidente che la gratitudine non si può fermare solo a questo. E come dice Papa Francesco, gli anziani sono coloro che trasmettono la fede in dialetto. Anche ultimamente Papa Francesco ha ripetuto questo, certo, questo particolare, no? Questo trasmettere la fede non con il linguaggio della teologia, ma con il linguaggio di una vita pratica, di una vita concreta, di una vita quotidiana che solo gli anziani possono raccontare. Qui a Pietrelcina, come penso anche a San Giovanni Rotondo, negli altri santuari, ecco, tanti anziani vengono per affidare non solo se stessi, ma anche le proprie famiglie, i propri nipoti, per pregare, per affidarsi a Padre Pio. E quindi è bello come gli anziani possano essere davvero i trasmettitori di questa fede. Ed è importante, io lo dico sempre quando celebriamo qualche anniversario, ecco, per esempio i 50 anni di matrimonio dei nonni, eccetera, dico sempre ai nipoti di poter custodire, la parola giusta è questa, di poter custodire i propri nonni e non approfittarne solamente della loro presenza e del loro aiuto, ma custodire anche in modo affettivo, anche, ecco, con un abbraccio, con una carezza, con un pensiero dedicato, perché i nostri nonni hanno bisogno di questo ed è una fortuna, è una grazia. Chi ancora ce li ha i nonni sa cosa vuol dire questo, sa cosa vuol dire questo, perché noi siamo giovani, la vita sfugge, la vita corre, ci sfugge dalle mani, però poi non sempre le cose vanno come desideriamo noi, ci troviamo di fronte a determinate situazioni che possono portarci dei rimpianti, dice avrei potuto fare di più con i miei nonni, invece ho fatto poco. Ecco, approfittiamone fino a quando il Signore ci dà la grazia di averli con noi, di poterli custodire e non solo approfittare della loro presenza. Senti, fra Daniele, prima di salutarci io mi devo fare portavoce di alcune richieste tassative, perché altrimenti oggi dall'ufficio non mi fanno uscire. Alcuni telespettatori, ma non solo, ci chiedono: Padre Carlo, come sta? Allora, io volevo farla fare a lui questa intervista, però ecco, purtroppo era impegnato in altre faccende del convento. Padre Carlo sta bene, Padre Carlo, ecco, vive, ecco, la sua presenza qui come sempre, come ha fatto a San Giovanni Rotondo, così sta facendo qui, in un modo ovviamente più ridimensionato nella vita parrocchiale, però sta bene, sta okay. Bene, e spero che presto lo possiate rivedere anche sugli schermi di TV, certo. Padre Pio, qui la gente chiama anche in parrocchia perché cerca Padre Carlo, e questo è bello, fa capire come Padre Carlo davvero ha seminato tanto bene negli anni in cui è stato a San Giovanni Rotondo, e quindi ve lo saluto. Ok, io avevo un debito, l'ho estinto, perché diversi telespettatori, ma anche conoscenti, sapendo che oggi ci saremmo anche incontrati a distanza, ecco, mi hanno chiesto, chiedi in diretta come sta Padre Carlo, il debito io l'ho estinto. Ora lo sappiamo. Sta bene ed è felice di stare a Pietrelcina. Benissimo, perfetto. Allora, la regia già mi chiama lo spot, io mi scuso anche perché siamo andati un po' oltre con i tempi. Grazie Daniele, grazie di cuore, grazie per essere stato con noi. Ci risentiamo presto. Grazie. Grazie. Fermiamoci per la pubblicità e poi ancora insieme.